La produzione del mais OGM non comporta alcun rischio, ora serve una comunicazione efficace della situazione, se ne è parlato a Food and Science Festival. Vediamo. I dati scientifici dicono che il mais OGM non comporta rischi per la salute umana. Un ventennio dopo l'avvio della coltivazione mondiale, gli studiosi cercano una comunicazione efficace che vada a raggiungere l'opinione pubblica. La tematica della produzione OGM è una delle più sentite dell'intero programma del Food and Science Festival di Confagricoltura Mantova. Comunicare la scienza è difficile in generale, quindi non si tratta di convincere qualcuno di una opinione o dell'altra, ma si tratta di presentare dati oggettivi. Questi dati oggettivi possono, a seconda della tematica, dare un'indicazione di un tipo o di un altro. Sul tema degli OGM la comunità scientifica non è divisa, la comunità scientifica ha raggiunto un chiaro consenso sul fatto che gli OGM che sono attualmente in commercio in molti paesi sono sicuri, lo sono dal 1996 e non sono mai stati registrati eventi avversi né sull'uomo né sull'ambiente, quindi possiamo dare delle certezze su questo, a questo livello, ed è importante che questo sia comunicato correttamente perché l'opinione pubblica sia a conoscenza dei fatti. In Europa sono stati spesi 250 milioni di euro per valutare la sicurezza degli OGM. È una domanda alla quale risponderebbe più estesamente l'EFSA, che ha dato le sue opinioni scientifiche. Abbiamo un incremento del 10% delle produzioni e questo è un miglioramento anche del danno sulla pannocchia. Quindi è anche una riduzione degli organismi, degli insetti che possono avere un danno significativo sulle produzioni, come per esempio la piralide del mais.